Serem tots allò que haurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et pesa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Eccoci, che siamo arrivati, e l'altra persona che dovevamo sentire oggi, un gran culé dove c'è il l'abbiamo chiamato dove c'è sempre il sole, cioè Francesco da Napoli, come stai? Tutto bene, tutto bene, grazie, benissimo qui a Napoli. Va tutto bene, va tutto bene. Senti, insomma, abbiamo avuto Francesco dall'Escorts, direttamente da Barcellona. Prima è stato un fiume in piena, insomma, ci ha raccontato molte cose del Barça e della Catalogna. Io da te però volevo sapere un po', hai scritto un po' di cose in chat, magari dille, perché io non l'ho citate perché appunto dovevi intervenire, quindi se le vuoi dire sei liberissimo di dirle. Però Francesco, io volevo sapere da te intanto come sei diventato un culé, e poi volevo sapere da te, insomma, che ne pensavi di questa squadra di quest'anno, insomma, ecco, come stiamo andando, che ne pensi, ecco, fai un po' tu, dai. Allora, Max, diciamo che ricollegandomi al discorso di Francesco, sono un po' anomalo rispetto agli altri culé, perché non è che, cioè, a parte che a me piaceva moltissimo Eto'o. Mi piaceva moltissimo Eto'o e quindi iniziai ad appassionarmi per la Barcellona. Sì. Però poi iniziai a... io sono un appassionato di storia e iniziai ad informarmi su che cos'è la Catalogna, notando parecchie analogie con Napoli, con in generale però con la mia città, con Napoli. Sì. Io, vedendo molte analogie, finii proprio per innamorarmene a 360 gradi, quindi è, diciamo, un qualcosa che mi prende molto, il fatto della lingua propria, come io rivendico il napoletano, come il fatto come gli spagnoli trattano i catalani, un po' anche la gente del nord tende a discriminare Napoli, diciamo che questo motivo di rivalsa dei culé barcelonistas prende molto anche me. Eh beh, questa è più che legittimo, infatti io l'ho detto, insomma, cioè, siamo anche noi divisi, eravamo divisi, poi è arrivato qualcuno dal nord, no, e ci ha voluto mettere assieme per forza, insomma, potevamo pure fare una bella federazione. Detto questo, però, adesso sostanzialmente, siccome vedo che sei sempre molto attivo sul gruppo, no, e che scrivi anche molte cose che devo dire io condivido molto di quello che è il tuo pensiero su questa squadra, che pensi tu anche in base alla vittoria di ieri, cioè come finirà questo campionato e anche la Champions secondo te? Beh, diciamo che da napoletano e quindi da scaramantico non parlo di finali ed eventuali epilogo. Quindi
non mettermi alla prova, diciamo. No, praticamente facendo il paragone quest'anno scorsa stagione, con Tata Martino, ieri avrei parlato in caso di vittoria di un miracolo, non lo voglio negare, però quest'anno con Lucio mi sento più sicuro, l'ho detto. Una vittoria ottenuta, pur soffrendo un po' l'Almeria, che con Wellington ha creato qualche pericolo, però l'ordine della difesa ci ha consentito di portarla a casa il risultato. L'attacco bestiale poi ha fatto il suo, diciamo che si è tornati un po' al Barça di Pep, cioè contro l'Almeria abbiamo fatto il compitino. Ma era partita per me sabato, ecco, appunto. Sarà il bagno di scuola. Ma quello come diceva anche Francesca prima, sarà una partita difficilissima, perché questi sono bravi, questi quest'anno secondo me sono forti, più forti dell'anno scorso, e insomma bisognerà sudare, bisogna avere sia un attacco che la palla la butta dentro immediatamente, diciamo, alle prime occasioni, e poi una difesa che fermi Bacca in particolare. Secondo te ieri Luis Enrique ha fatto bene a fare quei cambi, no? Non far giocare neanche Mascherano, centrocampista, far giocare Bartra, cambiare il centrocampo, far riposare Neymar, l'ha azzeccate tutte, o avresti fatto tu riposare qualcun altro? E penso, che ne so, che anche allo stesso Messi, magari farlo uscire durante la partita. No, io mi fido pienamente di Lucio, ho piena fiducia in lui, come ti ho detto già nelle altre puntate, veniva dal video, quindi lo vedo un Pep 2.0 con i dovuti limiti di paragone. Certo. E quindi no, per me tutte le scelte sono state azzeccate, è giusto far rifiatare, far sentire tutti utili e nessuno indispensabile. Quindi giusto soprattutto far rifiatare Neymar, che nelle ultime partite era un po' appannato, lo vedevo un po' inconcludente, fumoso a tratti. La partita di Ligo è stata emblematica. Quindi le sostituzioni sono, cioè il turnover è stato giusto in ottica anche dei numerosi impegni, ma più che altro non della qualità degli impegni a cui noi saremo sottoposti, perché ci ritroveremo a Siviglia sabato, poi andremo a Parigi per il mercoledì notte di Champions, e poi ritroveremo alle 16 di sabato il Valencia, e diciamo che le giuste rotazioni sono fondamentali. D'accordo anche con Mascherano, che no, non ha giocato, anche se io lo terrei sempre in campo, però abbiamo gente che quest'anno a centrocampo sa il fatto suo. Abbiamo Rakitic che detta bene i tempi, Busquets che recupera, Iniesta che pur sbagliando un passaggio a partita comunque rimane uno che l'orchestra la sa dirigere, non sono tranquillo. Senti, Francesco Gambino ci scrive adesso sulla chat di Spreaker, che dice che secondo lui Luis Enrique ha fatto bene ieri, lui però avrebbe fatto anche riposare Dani Alves e aver messo Montoya dal primo minuto. Secondo te che pensi su questa cosa? Io un'idea ce l'ho, mettere Montoya dal primo minuto sullo 0-0, insomma, boh, non lo so, perché lì abbiamo un grosso problema. Montoya di testa non riesce mai a fare 90 minuti decenti. Tu che pensi? Doveva mettere Montoya subito? Montoya è un enigma, è indecifrabile per me. È indecifrabile perché è molto discontinuo, ma più che altro anche l'allenamento di gamba dovrebbe farlo di testa. Esattamente. Dovrebbe farlo di testa, perché alcune volte sbaglia cose troppo elementari Montoya, però purtroppo anche è vero che Dani Alves non può fare tutte le partite, altrimenti arriverà la rush finale che scoppia, vista anche l'età, e non è un ruolo facile all'esterno. Diciamo che andrebbe sostituito degnamente. Io lancio una provocazione però, Max. Dimmi. Lancio una provocazione. Salvi. Io prenderei Grimaldo, che è sinistro, e lo lavorerei per renderlo talmente utile da farlo giocare su tutte e due le fasce, perché il ragazzo secondo me ha potenziale. Sì,
tu dici farlo diventare... Può essere un'opzione interessante. Non è male come idea. Cioè, tu dici farlo diventare un po' come Adriano, insomma, che gioca sia a destra, esatto, sia a destra che a sinistra. No, no, io... Non è male come idea. A me Grimaldo non dispiace. Dico però che Grimaldo fa parte anche lui di questa nidiata della cantera che non è che sono fenomeni, si vedono a occhio nudo che non so fenomeni, non so come chi l'ha preceduto, insomma, quindi bisognerà pure stare attenti, ci vorrà un po' del tempo e bisognerà crearlo. Oggi purtroppo però il Barça vive una situazione, secondo me, che ha bisogno anche di giocatori già belli che pronti, uno per le aspettative, due perché, ragazzi, purtroppo Florentino ha alzato l'asticella in un modo pazzesco, e quindi, però l'idea è buona, no? Io la condivido. Senti, invece che cosa ti sembra di quello che un po' è chi ci sta dietro? Non parlo solo del Real Madrid, ma anche dell'Atletico. Secondo te l'incontro di Champions può far saltare uno di due, cioè colui che esce? Se esce il Madrid si creano problemi abnormi, anche con rischio di esonero per Carlo Ancelotti, oppure se perde l'Atletico, esce l'Atletico, c'è il rischio che crolla l'Atletico psicologicamente, e quindi, diciamo, rimane una cosa solo tra Barça e Real Madrid. Che pensi? Innanzitutto, quando si parla della capitale, un bel puta Madrid, non me lo toglie nessuno. Grande! Te sei meritato un applauso in diretta! E vai, sta bene! No, un bel puta, a parte che mi sale il vomito, ma questo mi sarei portato la bacinella. Te capisco. E vabbè, però ne parlate questi. Io ti farei meteorite, Vabbè. Allora, come dimostrano i precedenti, Max, con l'avvento del Ciolo sulla panchina dei Colchoneros, l'Atletico ha dimostrato di metterlo sotto scacco il Real. L'ultimo un precedente, non dico ingeneroso, anzi, però un 4-0 pesantissimo da digerire per i bianchi. Quindi, scontro di Champions, a livello di sorteggio il Real è stato penalizzato, ma perché? Perché c'è sempre il problema della testa. Un'eventuale eliminazione contro i cugini, diciamo, i rimpettai, in Champions League con il Ciolo che è una bestia in panchina, che li caricherà sicuramente a mille, potrebbe avere ripercussioni non indifferenti sulla panchina, perché immagino già Florentino che gli cascano gli occhiali dal naso, oppure che gli fumi la testa contro Ancelotti. Ha dimostrato, insomma, di soffrire molto il gioco del Ciolo, perché avendo allenato sia alla Racing Avellaneda, allenato il Catania, allenato ora l'Atletico Madrid, ha fatto un mix delle tre culture calcistiche che si è fatto e ha messo in piedi una macchina, diciamo, picchiatori. Sì, sono molto fisici, però sono abbastanza ordinati in campo. Il Real deve saltarsi negli spazi, perché Ancelotti si è dimostrato molto italiano, anche al Bernabeu con il classico d'andata. Difesa, raddoppi di fascia con una linea a 6 uomini e ripartenze feroci. Però il Ciolo ha dimostrato di, diciamo, combatterlo con le stesse armi, ripagarlo con la stessa moneta, solo che, non essendo delle prime donne l'Atletico, diciamo più buzzurri sportivamente parlando, sono riusciti a, tramite l'aggressività, a travolgerli proprio. Cioè, quindi in Champions per me sono favoriti Colchoneros, ma senza dubbio. Vabbè, ovviamente faremo il tifo, perché se crolla Madrid, somos felices. Allora, senti, Francesco, abbiamo il tempo che stringe, perché poi alle 22 c'è un'altra trasmissione qui in radio e quindi non posso sforare troppo. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo è non un pronostico, perché tu poi, essendo napoletano, sei scaramantico, insomma, poi io poi nel calcio
sono più napoletano. Ma tocca già ferro, come dici tu. Ecco, tocchiamo se è ferro oppure i gioielli da corona per quanto riguarda i maschi. No, mai la corona, mai la corona. Hai ragione, bravo, mai la corona. A noi non ci piace, come ha detto Francesco. No, la corona, se toccavi i gioielli nostri, ecco, mettiamola così.